Consigliere Romeo, lei ieri in consiglio è intervenuto perché ha chiesto maggiore spazio alla Regione Lombardia per quanto riguarda il padiglione Italia per l'Expo, ma ieri se ne è scatenata anche una polemica. Nel suo Expo il Presidente Meloni ha detto di temere, insomma, per ritardi di alcune opere. Renzi dalla Cina gli ha risposto dicendo che ha detto no, insomma, ai professionisti del pessimismo. Come replica? Ma intanto noi ieri in consiglio abbiamo chiesto che la Regione Lombardia abbia un padiglione che si chiami Padiglione Lombardia, quindi che non sia all'interno nel contesto del Padiglione Italia, ma che sia un padiglione, uno spazio ben visibile, ben chiaro. Ci è stato risposto che già lo spazio sarà posizionato in un luogo con grande visibilità, però insomma abbiamo chiesto se possibilmente potrebbe essere un pochettino più grande, perché per la Lombardia è una grande occasione. Sulla polemica Maroni-Renzi, Maroni fa bene a dire che Renzi si deve muovere, perché qui tutti si dimenticano che la società Expo 2015, una società, una SPA, il 40% è azionista il governo italiano, il 20% è azionista la Regione Lombardia, poi c'è il Comune di Milano per le restanti 20% e il 10% la Provincia di Milano, il 10% la Camera di Commercio. Non si può continuare a portare avanti l'idea che se le cose vanno bene in Expo è merito del governo e se le cose vanno male è colpa della Lombardia. Renzi ha detto che sbloccava i fondi, che soprattutto dava pieni poteri al commissario Cantone per far sì che gli appalti vengano velocizzati e si continui a lavorare, perché se no è tutto fermo e non ce la faremo ad arrivare alla data precisa e prestabilita all'inizio dell'esposizione. E Renzi deve darsi da fare, non fare le battutine, anziché andare in Cina, che venga qua e si occupi davvero di quello che è Expo e che dia subito mandato che tutto riparta alla grande. Noi come Regione Lombardia abbiamo monitorato che purtroppo tra le inchieste, tra le questioni, tutto quello che è accaduto, il cantiere è fermo e col cantiere fermo rischiamo di far saltare tutto. E se salta tutto non salta solo la Lombardia. Poi io spero, mi auguro che non ci sia la volontà veramente di incolpare poi la Lombardia di tutto, ma alla fine è un'occasione, sarebbe un'occasione persa per tutto il paese. Quindi poche battute e che si dia da fare, perché ha la parlantina bella, veloce, ha preso il 40%, però adesso al di là delle chiacchiere vogliamo fatti concreti.